Allora, torniamo in diretta, questa è Radio Città, insieme con voi fino alle ore 20, qui sono Radio 99.8, la radio della città di Roma. Allora Paolo, ci siamo quasi perché Sì. mancano praticamente 3 giorni alle elezioni, oggi Ci è giovedì siamo. 21 di febbraio, ne stiamo parlando ormai da tempo, la campagna elettorale è quasi agli sgoccioli, ci sono le ultime apparizioni, gli ultimi raduni anche in piazza, Sì. perché noi ricordavamo continuamente nel corso della settimana come lo tsunami tour di Grillo si concluda quest'oggi, anzi no, scusate, Venerdì, domani, domani. venerdì 22 a Piazza San Giovanni. Ci sono anche altri appuntamenti nelle piazze romane che riguardano gli altri schieramenti, da Casa Pound, a Forza Nuova, la lista civica per Monti. Saranno tutti in questi 2 giorni, insomma, prima del weekend, in contatto con il pubblico proprio per presentare gli ultimi punti decisivi della campagna elettorale. A questo punto non ci sono sondaggi da fare o comunque sia degli esiti da tracciare, anche perché non sarebbe regolare in questo momento l'ultima settimana, gli ultimi Non otto si può giorni. fare. Bisogna però cercare no, di mantenere perlomeno quello che è stato fatto durante la campagna elettorale. Questo è un po' l'obiettivo di tutti quanti i gruppi. E magari rosicchiare qualcosina, vedi la destra che Nell'ultimo. rimonta, no? No, io dico a 3 giorni, no, avevo una domanda da farti. Ti sei fatto un'idea? È un'idea più chiara dopo tutto quello che abbiamo anche ascoltato qui in diretta? Ma guarda, il discorso è molto semplice. Le idee chiare non le posso avere io perché non le hanno loro. Questo è più o meno quello che Bella si evince. risposta, mi Nel piace. senso che un giorno si sente di una possibile coalizione e quindi un'apertura di Monti a Bersani. E poi magari, L'instabilità visto che poi sembra fra sovrana. poco andremo anche a parlare di un candidato della lista civica per Sì. Monti, magari chiederemo anche questo. Perché un giorno c'è un'apertura nei confronti di Bersani e si pensa ad una grande coalizione di centrosinistra che possa reggere anche come punti percentuali una maggioranza di E governabilità si forte rischia nel prossimo di governo. perdere Vendola di contro. E di contro si rischia di perdere, diciamo, gli estremi, no? Sì. Andare verso il centro. Poi da un'altra parte però invece ci sono degli scontri, non ultime le dichiarazioni di Bersani su Bersani, di Su Bersani, Monti, sì. con l'ausilio, l'appoggio, la sponda della Merkel, poi smentita dalla Comunità Clamorosamente. Europea, ovvero non avere un governo del PD di Bersani nel Parlamento Europeo. Questo era l'auspicio, o comunque, anzi, quello che veniva riportato da Monti riguardo ad un pensiero tedesco che non c'è mai stato. Quindi ci sono dei battibecchi. Non so se fanno parte della campagna elettorale, se sono dei giochi politici che in questo momento vanno per la maggiore, oppure se realmente hanno dei fondamenti dietro. La cosa sicura, ecco, al di là dei sondaggi che dicevo sono vietati praticamente nell'ultima settimana e non si possono fare ormai da 8 giorni, Esattamente. sicuramente c'è un recupero da parte della destra, così all'interno della regione e anche sul nazionale, anche perché abbiamo avuto anche il piacere, no, di ospitare ieri l'onorevole Storace per quanto riguarda la presidenza alla Regione Lazio, e si diceva abbastanza convinto di una rimonta stile 2000, quando partiva anche con uno svantaggio superiore. Netto. Non so se sarà la stessa cosa, però come è successo invece più avanti, ovvero nel 2006 contro Prodi, lo stesso Berlusconi, e quindi parliamo del centrodestra, PDL e poi la destra per Storace, sicuramente è in rimonta. L'ultima parte della campagna Può avere elettorale il rush di solito è condotta finale. meglio. Voglio fare un'analisi oggettiva. Se andiamo a vedere le campagne elettorali degli ultimi 15 anni, Vabbè, in proporzione non tiene con nessuno Berlusconi, no, perché si parte di solito con un ottimo vantaggio dello schieramento di centrosinistra. Sondaggi favorevoli, area di voto orientato verso una Verso quella. parte, e invece poi c'è sempre una rimonta da parte del centrodestra. Guarda, È ieri, successo per le elezioni, così come per la Boldrini e anche per Storace. senza fare propaganda, ieri ho visto una parte di Porta a Porta con Bruno Vespa, no? E Sì. c'era uno speciale piccolo su Silvio Berlusconi e su quello che era l'inizio della campagna a gennaio e quello che è adesso. Praticamente, anche all'interno dello stesso partito, lui faceva la solita domanda, sia a gennaio che poi nei giorni 18-19 febbraio, negli ultimi raduni. Siete quanti di voi all'interno dell'aula sono convinti di poter vincere? E magari se prima alzavano la mano in 5, in proporzione, adesso alzano la mano tutti o 9 su 10. Di conseguenza vuol dire che comunque il loro lavoro all'interno delle campagne elettorali è nettamente migliore di qualsiasi altro, anzi, partito politico esponente italiano. Però c'è una cosa che, e ritorno a te al tuo discorso iniziale, anche a me sembra un caos calmo, come se fosse organizzato. Ieri citavamo, anzi l'altro La ieri, tempesta perfetta. bravissimo, perché ci siamo e la stretta di mano che ci ha stupito molto Corriere.it. su Corriere.it ci ha lasciato molte, molte perplessità. Perché dicevi tu bene un paio di giorni fa. A margine tra l'incontro Bersani-Berlusconi,
si sono con visti Floris a intervistare i due. Con Floris a intervistare i due, si sono scambiati una battuta proprio una battuta. Nel salone antistante. Dai, che dobbiamo lavorare gli ultimi quattro giorni. Poi ci riposiamo. Eh no. Questo è molto grave. Eh no, in quel momento lo si comincia a fare sul serio, si comincia a lavorare. Quindi restiamo anche noi un po' interdetti. E il resto anch'io un po' così. Io una curiosità ce l'ho. Siccome queste elezioni comunque sono state programmate da diverso tempo, sì, per quanto riguarda la regione, non ne parliamo, c'è stato tutto un discorso giorni di mesi e mesi, esatto, che abbiamo seguito tra l'altro in diretta qui a Radio Città, sì, però perché ridursi alla fine? Ecco, questo è un interrogativo che ho sempre avuto e che magari potremo anche girare ai prossimi interlocutori. E se fosse sembrato a noi alla fine e loro avessero magari preparato il tutto, no, però, già dall'avvento di Monti? A livello proprio di... è vero che si cerca di dare l'ultima impressione che è quella che conta, sì, no? Più di tutto. Però è il contrario, di solito si dice la prima impressione è quella che conta, invece no, in politica la campagna elettorale viene conclusa alla fine, perché poi si lascia così una piccola mina all'interno della testa di ognuno per avere delle risposte che poi possono andare verso la giusta croce sulla, certo, sulla, certo, casa elettorale. Certo. Però il discorso è come mai ridursi alla fine quando c'è stato tutto questo tempo, e soprattutto, io lo ribadisco, queste non sono elezioni normali, queste sono elezioni che vengono dopo un governo tecnico. Bravissimo. Elezioni che arrivano in un periodo difficilissimo, e altro che riposarsi poi fra quattro giorni. Poi comincia il vero lavoro, iniziano veramente le manovre importanti che bisogna devono portarci fuori dal pericolo e sì, non farci arrivare come la Grecia, che tra l'altro sta vivendo negli ultimi giorni una serie di scioperi, di manifestazioni che stanno sconfinando verso la violenza. Allora bisogna cercare di uscire da una situazione del genere, al di là di tante parole che noi per carità ascoltiamo, sì, e siamo anche piacevolmente anche sorpresi in perché piccola parte una voce, no, per fare delle domande che magari qualcuno, un mezzo anche, esatto, per esporvi. Coloro che devono votare, quelle che sono le, diciamo così, i punti principali, certo, certo, le cose, gli aspetti fondamentali. Però la cosa che mi fa pensare è che si sta forse, mm-hmm, forse sottovalutando l'importanza di, mm, quello che sarà di qui ai prossimi 5 o 6 mesi. Non è sbagliato per nulla, è interessantissimo. Comunque, sì, ne andiamo a parlare anche con il prossimo ospite, capolista di Scelta Civica con Monti per l'Italia, per il Collegio Lazio 1, la Camera dei Deputati, Mario Marazziti. Buonasera, ben trovato. Buonasera, buon pomeriggio. Candidato, buonasera. Allora, tra l'altro anche dirigente RAI, giornalista, saggista, opinionista, quindi diversi compiti, tra l'altro anche portavoce della comunità di Sant'Egidio, proprio qui a Roma. Allora, io partirei proprio dall'inizio, ovvero la campagna elettorale, il suo appoggio a Monti, perché? Quali sono le motivazioni che l'hanno portato ad appoggiare Presidente Monti? Ma guardi, io da 40 anni mi occupo di cambiamento sociale, dalla parte di chi sta peggio, a Roma, in Italia, a livello mondiale, però ho sempre detto di no a incarichi anche significativi, penso vice sindaco di Roma molti anni fa, oppure candidato governatore del Lazio dopo Marrazzo, perché pensavo di non poter cambiare e di dover sempre poter dare un contributo dalla società civile, come ho fatto, però ho visto tutto bloccato, non è stato approvato il taglio dei parlamentari, il taglio dei costi della politica, la tracciabilità dei soldi, la legge anticorruzione non è in vigore, la non candidabilità degli inquisiti, neanche la legge parlamentare nuova. Beh, a questo punto questa Italia bloccata, che non ha una rappresentanza politica per una parte di questa Italia, per questo motivo proprio, dalla parte dei deboli, questa Scelta Civica, direi, è una lista senza ex parlamentari, è una lista dove ci siamo dati dal notaio prima di cominciare come impegno quello di non cambiare partito durante la legislatura, quindi nessun mercato e compravendita dei parlamentari, e tutto trasparente dal punto di vista finanziario, quindi fino al secondo grado di parentela dovremo mettere tutto online e nessun inquisito. Beh, questo tanto prima di cominciare, io credo che sia qualcosa che l'Italia merita, perché Monti è un valore di riforme. Europa, i partiti in Parlamento hanno bloccato quelle riforme alla fine di Monti, dobbiamo ripartire da lì, compreso il cambiamento del titolo quinto della Costituzione e la nuova legge elettorale, cioè dobbiamo cambiare il ruolo delle regioni, perché sono un luogo di dove si concentra il doppione di tanta politica italiana, costi assurdi, feste con i nasi da maiale vestiti da antichi romani, mm-hmm, e una sanità che non è uguale in tutta Italia, ma è costosa e spesso mal gestita. Ecco,
queste sono alcune delle ragioni per cui mi candido, direi proprio per aiutare chi sta male e chi sta peggio in questa fase in Italia e per dare una speranza a chi non voterebbe o voterebbe con per protesta, però in realtà qui c'è qualcosa di serio. Io le volevo girare anche una mia curiosità personale, ne stavamo parlando prima in studio del collegamento. Allora, dopo un governo tecnico, con una crisi economica che dal 29 ad oggi non ha avuto uguali, c'è la sensazione, anche a livello politico, perché nella gente, nella popolazione, credo che si vinca abbastanza facilmente, c'è la sensazione che siamo di fronte ad elezioni non normali, ad un periodo non normale e quindi anche ad una campagna elettorale che dovrebbe essere diversa? Guardi, io sono d'accordo sul fatto che un periodo molto particolare, molto importante, cioè che noi dobbiamo cominciare a ricostruire l'Italia un po' come nel dopoguerra, cioè non c'è stata la guerra, ma ci sono stati 20 anni di non crescita, l'Italia è cresciuta meno del resto d'Europa, sia quando ha governato il centrodestra per 10 anni o 7 anni il centrosinistra, e soprattutto un'Italia che è sempre stata diventata più divisa, cioè direi un po' l'individualismo come malattia globale, l'atomizzazione sociale? Sì, il Papa la chiama individualismo, noi la possiamo chiamare atomizzazione sociale, però è un dato reale che colpisce tutti i poteri e con una grande invadenza della politica nelle nomine apicali, dentro le ASL, le cose che non funzionano, gli sprechi e quindi anche i posti di lavoro per i giovani che non ci stanno più, perché se le cose non funzionano o se le posizioni sono occupate indipendentemente dal merito c'è poco da ricostruire o da creare nuovo lavoro. Allora, in questa situazione io credo che è una elezione estremamente importante che richiederebbe un clima di ricostruzione nazionale, per questo penso anche che Monti sia un valore, cioè un valore perché è riformismo, Europa e le parole poi significano quello che dice, non le balle, non le promesse. Questo ha un grande valore a livello mondiale, ma dovrebbe avere un valore anche per noi. Allora, in questa situazione, questa campagna elettorale l'ho trovata un po' penosa, cioè un po' scomposta, cioè urla, oppure sogni inverosimili, oppure anche il dibattito sull'IMU prima casa, la cui seconda rata tra l'altro è andata ai comuni, Alemanno si lamenta giustamente che non ci sono tanti soldi, ma l'IMU sulla prima casa, la parte più consistente, è andata per esempio a Roma, è andata proprio al comune che senza quella avrebbe ancora un buco più grande, addirittura il comune ha alzato l'aliquota dal 4 al 5%, quindi sulla prima casa, quindi stiamo parlando di cose dove i cittadini sono trattati come bambini, pieni di balle e così via. In questa situazione questa campagna elettorale impedisce di capire quali sono i problemi veri. Abbiamo parlato di una roba da 4 miliardi, il bilancio italiano è 1500 miliardi e chi promette la restituzione dei 4 miliardi vuole poco controllo su come gestire gli altri 1400 che ha già gestito male per tanti anni. Eh sì, lei prima ha parlato di particolarità, ci è sembrata particolare un particolare aspetto di questa campagna però di Monti, non l'appoggio soprattutto ad Emma Bonino, che sappiamo non essere propriamente amata dai cattolici, diciamo così. Volevamo anche un suo commento. Per il Quirinale. Ma guardi, è uno dei tanti dettagli di questa campagna, dove si è tirati per la giacchetta anche giustamente dai giornalisti o dalle situazioni in cui ognuno vuole sapere tutto. Ovviamente questo non è un tema della campagna elettorale, non è parte del programma, però quando Monti ha detto potrebbe essere anche il tempo per una donna, dice una cosa molto sensata. Sì. Poi sarà il Parlamento sovrano a decidere, ma non è che si decidono i candidati alla Presidenza della Repubblica in campagna elettorale, facendone parte della campagna elettorale in un senso o nell'altro, cioè dobbiamo entrare in una fase costituente dell'Italia, riformare radicalmente, fare quelle riforme che i partiti vecchi, tutti con responsabilità diverse, ma tutti, non hanno fatto, almeno la riforma della legge elettorale, che è un dato ineliminabile e da fare subito. E a questo punto la Bonino
è una persona che io conosco bene, di cui ho grande stima, con cui sicuramente posso fare alcune battaglie insieme, come ho fatto contro la pena di morte o per umanizzare il carcere, che oggi è un luogo dove l'Italia addirittura crea illegalità, perché tiene 47.000 posti, non sono a norma, ma non c'è un recupero. E poi, oppure penso a alcune battaglie contro la fame nel mondo, quindi ci sono altre battaglie che non sono le mie, certo, perché io ho un'altra idea della difesa della vita, però quindi una persona rispettabilissima, ma mi sembra totalmente immaturo e non mi sembra un dato centrale nella campagna elettorale. Allora, lei prima citava anche Grillo, vorrei prendere un punto in particolar modo proposto proprio dal Movimento 5 Stelle, cioè di dare a tutti i disoccupati un sussidio di 800 euro al mese. Allora, la prima domanda è: visto la crisi del welfare, si parla di una riforma totale dell'assistenzialismo dello Stato, allora innanzitutto da dove escono questi soldi, se è possibile da dove possono essere presi, e poi lei che conosce però il dramma di quest'ultimi, dei disoccupati, le difficoltà, cosa pensa della proposta e se anche come agenda Monti c'è qualcosa del genere per l'aiuto ai disoccupati? Allora, guardi, dove si possono prendere gli 800 euro al mese per tutti i disoccupati? Grillo lo sa, forse li prende, perché sono tanti, no, li prende. No, intendo dire, siamo alle frottole, siamo alle favole, cioè fa il pandan con l'IMU prima casa restituita a casa in due mesi agli italiani, ecco. O come l'ICI abolita, che sarebbe stato un regalo ai poveri. In realtà l'ICI abolita è stato un regalo, l'80% la pagano quelli che hanno le proprietà vere, quindi è stato un regalo ai ricchi, e gli italiani ancora non lo sanno. Ecco, siamo a livello di queste promesse qui, di queste balle qui. E poi siamo anche al fatto che in forma di sussidio non solo è umiliante, ma non è che crea futuro, cioè non è che crea lavoro tutto ciò. Noi dobbiamo creare dei meccanismi che ovviamente sostengono chi è nella difficoltà, e quindi noi dobbiamo senz'altro lavorare, e noi abbiamo un piano su questo per chi è in temporanea povertà, per evitare che sia povertà strutturale, ma casomai si deve lavorare a un sussidio minimo di cittadinanza, non un sussidio, a un reddito minimo di cittadinanza e di sostentamento, che vuol dire nel caso che si fa un patto, cioè intanto formazione, intanto se si crea un posto di lavoro anche temporaneo deve essere accettato finché non si crea una stabilizzazione, ma in questo modo è tutt'altra cosa, non è un sussidio di disoccupazione a fondo perduto e poi magari all'infinito e poi non si sa dove stanno i soldi, ma è un temporaneo aiuto per evitare che da una povertà temporanea si entri in una povertà strutturale. Ma quello che noi sappiamo è che, allora, uno, per creare nuovo lavoro, noi dobbiamo creare un nuovo welfare dove non tutto necessariamente deve essere fatto dallo Stato, cioè voglio dire, cominciamo, in Italia lavorano solo il 46% delle donne, noi abbiamo un piano per arrivare al 60% del lavoro femminile in 5 anni, ma anche aiutando a cambiare i tempi famiglia-lavoro per poter stare con i figli, oppure rafforzare gli assegni familiari usando per esempio i 650 milioni che vengono raccolti per gli assegni familiari ogni anno, ma non vengono dati come assegni familiari, in modo che uno possa decidere se avere o no un figlio in più o due figli in più. Poi un fattore famiglia, cioè una no tax area, a seconda del numero dei figli, perché in questo modo ciò che oggi è un peso, i figli e i bambini, diventi quello che è una risorsa per risalire. Poi c'è un fondo per le start-up e un fondo per il nuovo lavoro, l'impegno a trasformare tutto il precariato in lavoro a tempo indeterminato, ma con un meccanismo di maggiore flessibilità, cioè basta coi precari. Assunzioni a tempo indeterminato, ma nei primi 3 anni, anche in caso la possibilità
di uscire di nuovo dal mercato del lavoro, se il datore di lavoro è in crisi o se il datore di lavoro non è soddisfatto di questa persona, ma un cuscino di sostegno fino al momento in cui quella persona rientra nel mercato del lavoro di nuovo con un contratto a tempo indeterminato. Tutto questo è molto, molto più efficace della cassa integrazione ad oltranza e più di 1 miliardo di ore con scarso sviluppo di lavoro e dei sussidi di disoccupazione. Poi sicuramente noi dobbiamo, perché nessuno stia in stato di estremo bisogno, ora già il governo Monti alla fine e poi sicuramente noi abbiamo lavorato a introdurre un grande piano per la non autosufficienza sia delle persone con disabilità sia degli anziani, e dobbiamo sapere che sono 12 milioni gli anziani in Italia, e poi un piano per l'assistenza domiciliare che già ambedue le cose comunque addirittura sono state finanziate alla fine del governo Monti, nonostante tutti i tagli, quando il centrodestra aveva azzerato il fondo per la non autosufficienza. Quindi queste cose sono cose che si possono fare, o io a Roma per il non lavoro ho già lavorato con la comunità di Sant'Egidio a creare sì. i primi corsi per i mestieri, di nuovo, quest'anno il primo corso per panificatori, poi avremo i macellai e i primi 10 mestieri che fanno l'artigianato in Italia, per cui non esistono neanche più le scuole regionali. Noi possiamo fare moltissimo ragionando insieme, facendo cose a misura umana, e magari a Roma o nel Lazio io so come possiamo allargare il programma Viva gli Anziani, che già copre tutti gli anziani oltre 75 anni all'Estino, a Trastevere, a Testaccio, riduce i ricoveri in ospedale, aiuta gli anziani a rimanere a casa propria, riduce i tempi di degenza se uno ha una caduta ma poi a casa viene riabilitato subito, rimette in rete dal medico di base al negoziante, ai vicini, all'infermiere, alcuni servizi a domicilio anche sanitari, e in questo modo se fosse applicato a tutto il Lazio noi avremmo immediatamente un costo di 50 milioni e un risparmio di circa 400 sulle giornate di degenza ospedaliera. Queste sono cose che io ho già fatto, che so che possiamo fare e quindi che faremo se abbiamo la forza di farlo. Ricollegandoci purtroppo, anzi ai noi, al mondo del lavoro, è di attualità comunque anche un discorso riferito sempre alla corruzione e alla concussione, anche se Tangentopoli è finita 20 anni fa, i casi Finmeccanica e Montepaschi Siena parlano chiaro. A conti fatti ci poniamo la stessa domanda magari di 20 anni fa, le leggi ci sono e non vengono applicate o vanno rinnovate? Anticorruzione, allora, naturalmente. Allora guardi, le leggi non c'erano, il governo Monti alla fine del suo mandato ha approvato un decreto legge anticorruzione che però il Parlamento ancora non ha trasformato e contiene assolutamente alcune norme più intelligenti e più precise che dovrebbero aiutare molto in questo senso. Ma il problema globale della corruzione è legato al ruolo dei partiti, cioè al fatto che si è creata una ingerenza dei partiti in tante sfere della vita nostra e che danneggiano alla fine direttamente i cittadini, perché con tante di quelle nomine non necessarie, fino al caso clamoroso a Roma, io l'ho trovato incredibile, molto più piccolo di quelli che lei ha citato, ma qualche settimana fa è venuto fuori che la Croce Rossa Italiana a Roma ha assegnato l'appalto per il servizio delle ambulanze, è una cosa che ci riguarda tutti, con un bando europeo a una società di costruzioni di Milano, e il tutto è legale, perché? Perché il bando non diceva chi è che poteva concorrere, e poi forse ha gestato un po' di curiosità il fatto che un bando europeo in tutta Europa, nessuno che si è mai occupato di ambulanze ha fatto una proposta migliore di una società di costruzioni di Milano. Questo dà l'idea di come, e questo è stato legale, non sto parlando di tangenti, poi Dio lo sa se qualcuno ha guadagnato o trarrà vantaggio da questo, ma il problema è proprio profondo, cioè che intanto ci vogliono persone nuove, libere da tutto questo,
E poi ridurre l'ingerenza dei partiti, per questo dico va riformata la regione, bisogna tagliare le province, i livelli elettorali, perché tutti quelli che non vengono eletti, o tanti, o che hanno aiutato nelle elezioni, e poi chiedono posti, e poi e allora, e poi ci sono le assunzioni all'ATAC, e poi ci stanno le decisioni che sembrano popolari degli sgomberi degli zingari, ma lo sa che sono stati fatti 140 sgomberi in un anno e mezzo per 470 famiglie, di cui una parte stanno sempre per strada perché poi non si trova neanche dove mandarle, quindi è il gioco dell'oca, e costano 7 milioni questi sgomberi, ma perché? A che servono? Se non a dare un messaggio alla popolazione, e dopo uno sgombero addirittura di un campo attrezzato e legale, è stata mandata una lettera a tutte le famiglie del municipio come un grande successo, e era stato distrutto un campo che era stato pagato con i soldi nostri, perché era pubblico e era legale. Allora, queste cose non devono esserci più. Per questo io penso che inviterei anche a ragionare chi non vuole andare a votare, invece a usare il diritto di voto, perché siamo come nel dopoguerra, dobbiamo ricostruire questo paese. Poi a resistere alla tentazione di dire solo fa tutto schifo, grillo grillo, perché poi le proposte, poi quello non ci aiuta a vivere, ci aiuta solo a essere un po' a prenderci la soddisfazione di dirglielo in faccia, non so se mi spiego. Sì, no, assolutamente. In chiusura, un ultimo punto collegato a questo, di cui già parlavamo, ovvero dei costi della politica. Quanto è fattibile e attuabile l'abbattimento di questi costi? Se ne parla tanto, ma poi a livello pratico si può fare nell'immediato una cosa del genere? Guardi, io sono totalmente favorevole a portare in Parlamento la proposta, per esempio, di abbattere anche della metà gli stipendi dei parlamentari. Sicuramente la scelta civica è con Monti e Monti, vogliamo portare il numero complessivo dei parlamentari a non più di 500 e forse 400, comunque dimezzare. E queste cose sono possibili se i partiti, alcuni, poi anche il giorno dopo le elezioni si ricordano di quello che hanno detto. Ah, certo. Certo, nella scorsa legislatura l'hanno bloccato, noi l'abbiamo proposto, l'hanno bloccato, però la cosa vera, il vero taglio è questo qua, cioè è la pulizia, la nitidezza, la competenza, perché trasparenza. La sola legge anticorruzione può arrivare a recuperare in un anno 60 miliardi. Cioè il costo della corruzione in Italia è stato valutato dal Fondo Monetario Internazionale in 64 miliardi. Capite? Sono 26 volte l'IMU prima casa. Solo la corruzione. E questo si può fare. Finanziaria. Quasi. È quattro finanziarie, sì. È la bolletta energetica dell'Italia. Mamma mia, ragazzi. Ci potremmo pagare veramente tutte le nostre. Allora, io penso che, per questi motivi, penso che vale la pena. Però vi racconto, chiudo, che è stato incredibile, è incredibile fare questa campagna elettorale in 4 settimane, senza mezzi. Ho imparato che un grande manifesto di quelli 6x3 per strada costa dai 250 ai 700 euro al giorno, cioè dai 3.000 ai 10.000 euro al giorno. Ho imparato che per essere eletto e avere le preferenze sufficienti alla regione pare che ci voglia un investimento di almeno 250.000 euro in un partito medio-grande. E io ho cominciato con 3 euro che mi hanno regalato 2 barboni. E io penso questa, la politica è grandissima, si può cambiare tutto, in vita mia l'ho sempre fatto gratis e penso sia fantastico e che davvero ci riusciremo. Bene, noi la ringraziamo per lo spazio che ci ha dedicato, le auguriamo un in bocca al lupo anche per le prossime elezioni e un buon lavoro. Grazie. In bocca al lupo, a risentirci. Salutiamo il capolista di Scelta Civica con Monti per l'Italia, per il Collegio Lazio 1, la Camera dei Deputati, Mario Marazziti. Ci fermiamo, cediamo la linea a Vince, piccola pausa e torniamo fra un paio di minuti. Perfetto. Vai.